Leggo una mia nota pubblicata il 10 novembre scorso e rivolta al Presidente del Consiglio a proposito del caso drammatico di un nostro concittadino in gravi condizioni di salute, il quale per un disguido burocratico è rimasto per giorni in carcere pur in presenza di un ordine contrario dell'autorità giudiziaria. Caro Presidente del Consiglio, dottor Enrico Letta, Come avrei avuto modo di leggere sul Fatto Quotidiano, un nostro concittadino, il dottor Fabrizio Cinquini, medico chirurgo di Pietrasanta, Lucca, sta vivendo una vera e propria odissea carceraria. Egli è attualmente rinchiuso nel carcere di Massa, dove ha appena festeggiato i suoi primi 50 anni, nonostante da tempo avrebbe potuto godere degli arresti domiciliari e ricevere così assistenza da sua moglie e dai suoi figli. Il dottor Cinquini, difatti, è affetto da epatite C, malattia contratta nel lontano 1998 mentre svolgeva il suo lavoro a bordo di un'autoambulanza. Il medico in questi anni ha provato a curarsi con una terapia a base di cannabis, aloe e papaya, infrangendo così la legge con una sorta di disobbedienza civile, evidentemente finalizzata a procurarsi non già vantaggi di tipo patrimoniale, ma semplici rimedi terapeutici, vietati in Italia ma applicati liberamente in altri paesi, anche europei. Ciò che tuttavia colpisce è l'incapacità del sistema giudiziario e carcerario di assicurare i minimi diritti di libertà e di civiltà giuridica a cittadini che, pur non avendo cognomi importanti come i Ligresti, di certo meritano pari attenzione da parte delle istituzioni. Il dottor Cinquini, pur autorizzato agli arresti domiciliari, giace in carcere per ritardi burocratici dell'amministrazione giudiziaria. Per questo ho pensato di rivolgermi direttamente a te, che con tanto impegno hai difeso il ministro Cancellieri in Parlamento nel recente caso che ha coinvolto la povera Giulia Ligresti. I parenti del dottor Cinquini purtroppo non sono riusciti ad avere il numero di telefono del ministro Cancellieri e non possono vedersi così riconosciuto quello che in un paese democratico e moderno dovrebbe essere un diritto di ogni cittadino a prescindere dalla sua condizione personale e patrimoniale. Confidando nella tua sensibilità, ti chiedo con ogni cortese urgenza di volermi comunicare l'utenza cellulare del ministro Cancellieri o quantomeno di interessarti affinché il dottor Cinquini possa al più presto riabbracciare i suoi cari e ricevere le giuste cure mediche di cui ha bisogno. Ringraziandoti, ti saluto cordialmente. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi, ne ha facoltà.